Ragazze, eccoci in questo video. Non vedevo l'ora di farlo perché questo è il video dei miei regali di Natale, appunto i regali che ho ricevuto durante questa festività. E iniziamo subito senza perdere tempo. Allora, vabbè, questo è un regalino che mi ha fatto l'erboristeria, praticamente l'agendina delle LAN del 2018, carina tutta. Dove infatti, ci sono tutti i disegnini, fanno vedere anche tutti i prodotti Elan. Carina. E questo, vabbè, questo è un regalino. Poi ho ricevuto questa pochettina a pois, molto carina, di Raisin Tell. Questa carina, molto carina, rigida sopra poi, bella, e anche capiente alla fine. Io poi, non so voi, ma io dentro le borse uso tutte pochette perché odio le cose che non si trovano. E quindi dentro la mia borsa c'è pieno di pochette di varie dimensioni. Poi un portapane con il mio nome personalizzato, con panna e verde qui a quadrettini, che sinceramente questo invece di portapanne lo utilizzerò per mettere le creme, le cose, insomma, sempre nel mio angolo di beauty, profumi e altro. Un altro regalo molto carino è questa scatola. Anche la scatola è carina, bellissima. È questa, anche qui metterò prodotti. Non vedo l'ora. E dentro c'è praticamente il plaid a pois grigio bianco, stupendo. Sono colori che a me piacciono tanto. E i plaid poi mi piacciono da morire. E quindi questo è un altro. Mio marito è andato proprio quest'anno alla grande, proprio largo largo, come regalo, e mi ha stupito con questo bracciale di Tiffany, bellissimo. Beh, proprio non me l'aspettavo, anche perché insomma non è che è proprio un regalino. Poi io e la mia amica ce lo siamo scelto, questo è di Rebecca, è una catenina lunga, di quelle lunghe, con la medaglietta. Non so se riuscite a leggere la scritta, vediamo se si legge. Vabbè, comunque, cioè, le amiche sono le sorelle che ti scegli con il simbolo dell'infinito, vedete qua sotto, stupenda. Ci è piaciuta tutto, ce la siamo regalata per Natale. Poi, per quanto riguarda Sabon, questo regalato da mia cognata, che anche con lei ce lo siamo scelto, diciamo, perché malati di Sabon, in questo negozio che sta in vari punti di Roma, che è, diciamo, israeliano, che fanno praticamente dei prodotti a base di varie essenze, estratti, eccetera, non bio. E questa è una crema per i piedi, che è fantastica. Vabbè, a parte l'odore buono, delicato, un po' leggermente fiorito, ed è questa, la Butterfoot Cream. È questa qua. È buonissima, lascia dei piedi morbidissimi. Già l'ho provata, logicamente. Buona, buona. Devo provare questo marchio. Poi, altri regalini, questi ve li faccio vedere ultimi, i profumi ve li faccio vedere ultimi, ho ricevuto anche qualche profumino, Allora, ho ricevuto questa candelina carina di Babbo Natale, che adesso poi metterò qui dietro, sulla sonda, insieme a tutte le altre cose. Poi ho ricevuto, molto carino, questo cofanetto di crema per le mani di Derrochet, che non ho mai provato, quindi
chissà come sono, sicuramente buone. Allora c'è noce di cocco, olive petit grain, mango e coriandro, vaniglia bourbon. Madonna, buonissima. Cioè, immagino che la vaniglia bourbon sia proprio la classica loro vaniglia di Verochelles. Io con le creme per le mani ne uso due per volta, adesso ne sto terminando alcune, due per volta perché una ce l'ho al bagno e una me la porto in borsa, perché la metto varie volte. Una volta che finisco quelle che ho, non vedo l'ora di provare queste. Buonissime. Poi, questo è un autoregalo, è un giacchettino tutto peloso. Non so se si vede, un buchino, non so se lo vedete, non è che si vede proprio tanto, vedete, e che ho preso da Tezenis, era molto carino, me lo sono comprato, magari lo metterò a Capodanno, no, tanto a Capodanno nel senso, una volta andavo a ballare, adesso preferisco stare più con gli amici a casa, quindi non... Però vestito, insomma, è sempre qualcosa di sbrilluccioso, sbrilluccioso, tocca metterlo. Poi passiamo ai profumi. Allora, questo è un profumo che non è che mi è stato regalato, questo qui si chiama Femme della marca Seta Blu. Pagato 1 euro e qualcosa. L'ho comprato da Maurice, 1 euro e qualcosa costa ed è proprio il dupe di Chloé. Cioè, proprio è buono, ragazzi. Ma non so se persiste, lo devo provare. Però, siccome io a Natale faccio le tombolate, con i, diciamo anche per far divertire i nipoti, con i regalini che costano poco, ho comprato varie cosette da Maurice e tra cui ho preso questo, che poi speravo appunto di beccarlo io, proprio perché comunque alla fine, nonostante 1 euro e qualcosa, era buono. E quindi questo è proprio il dupe di Chloé. Se vi capita di andare da Maurice, sentitelo perché noterete che è uguale. La persistenza non ve lo so dire e lo devo provare ancora. Questo è un 20 ml, piccolino, però vabbè, carino. Poi un altro profumino, questo mi è stato regalato. Si chiama, è della Chaka, si chiama Too Wild, Too Wild. Allora, vi dico subito che io avendo, ce lo, ve lo posso dire, è il dupe di Candy di Prada. Forse un pochino più talcato, come persistenza, insomma, però vi posso dire che anche Candy di Prada, nonostante il costo e tutto, anche quello su di me non è molto persistente. Quindi diciamo tra i due, appunto, magari questo costerà sicuramente di molto molto di meno. E però è stato un bel regalo perché comunque mi piace, è buono. Quindi ecco, se volete un dupe di Candy di Prada, il Too Wild, vediamo se si vede. Si vede un cavolo stamattina. Ecco, sì, di Chaka. Questo è un 100 ml. Buono, mi piace. Un altro profumo ricevuto è Fleur d'Osmanthus di Roger et Gallet. Non so se è una marca che si trova di solito nelle parafarmacie, nelle farmacie la maggior parte. Guardate che carino la confezione. E questo è molto buono. E allora, comunque è qualcosa di verde e di fresco, sicuramente. Non è un profumo caldo, ma più primaverile estivo, secondo me. Anche se io adesso certe volte utilizzo anche d'inverno quelle estive e viceversa, perché dipende, come mi gira praticamente utilizzo il profumo. E questo è composto praticamente dal fiore dello Smanthus. Guardate, è buonissimo. Se vi capita appunto di passare nelle parafarmacie, le farmacie hanno questo marchio Roger Gallet, vi consiglio di provarlo perché è buono. Perché a me non mi piacciono i fiorati, però non è un fiorato, è un po' tra il tè verde e una nota dolce che appunto sarà lo smanthus, sicuramente, perché
E rimane delicato. È un'acqua profumata, quindi la persistenza poi ve la farò sapere, insomma, come va. Però, siccome in passato io già questo l'ho utilizzato, vi posso dire che comunque come persistenza non era male. Quindi ecco, se vi interessa, è questo qua. Buono. E niente, ragazzi, per il momento. Avete tutti i regali? Sì, per il momento i regali sono finiti qui. Per il momento Natale è finito purtroppo. E spero appunto che vi siano piaciuti, che vi sia piaciuto questo video. E il prossimo video che farò sicuramente o sarà se mi arriva, ho fatto qualche acquistino online, quindi se arriva prima dell'anno, oppure sarà proprio a gennaio con i prodotti finiti dicembre, che purtroppo sono un pochino pochi. Ho consumato perché ho aperto varie cose, quindi sto utilizzando 3.000 cose insieme e non ho finito un Kaiser. E niente, ragazzi, vi auguro una buona fine dell'anno e spero, insomma, che l'anno nuovo porti tanta gioia e tante cose belle, insomma, che magari il 2017 almeno a me non ha portato, e spero a voi sì, e spero che il 2018 sia ancora più ricco. E niente, vi auguro una buona giornata e un bacio grande. Ah, scusate, mi ero dimenticata. Lo sapevo che qualcosa dimenticavo. Il pigiamino della Superga rosa con il pantalone blu, molto carino. Semplice. E niente, per adesso ho veramente finito tutti i regali di Natale. Ciao!